Lina Cipollari, gelosa di Chico Nalli. Ambra non sarà mai come me. Chico Nalli è attualmente un concorrente del Grande Fratello ed è proprio all'interno della casa più spiata dagli italiani che l'Airy Stylist ha avuto maniera di conoscere Ambra Lombardo. Solo però, quando la bella professoressa dagli occhi blu è stata eliminata dal reality show, lui si è accorto che tra loro stava nascendo una bella sintonia. L'uomo nei giorni seguenti appariva amareggiato, quasi come se si fosse preso per lei una bella cotta. Ma ecco che durante la penultima diretta del Grande Fratello, Barbara D'Urso ha consentito alla Lombardo di entrare nella casa e qui i due si sono baciati appassionatamente, lasciando basiti i telespettatori Mediaset. È inutile dire che Tina Cipollari, ex moglie di Chico Nalli, non ha potuto non dire la sua riguardo a questa nascente storia d'amore. Ciò però ha scatenato indignazione da parte del popolo del web. La stessa infatti, a seguito dell'episodio sopracitato, ha rilasciato un'intervista al settimanale Sono, nella quale ha commentato il flirt nato sotto gli occhi attenti delle telecamere del Grande Fratello, tra l'Airy Stylist ed Ambra. Ecco le aspre parole della vulcanica bionda. Non per minimizzare Ambra, ma lei con Chico non reggerebbe nella vita vera, perché lui è uno che ama molto la leggerezza. Fisicamente molto bella, ma non sarà mai come Tina Cipollari. Successivamente l'intervistatore chiede all'acerrima nemica di Gemma Galgani se in questa circostanza ha provato gelosia nei confronti del padre dei suoi figli. La replica della donna non si è fatta di certo attendere. Ecco come ha risposto. Non ho provato gelosia, ma mi ha fatto un effetto un po' strano vederlo alle prese con un'altra storia d'amore. Non troverà mai una come me, nemmeno se mi clonassero. Il mio carattere è unico. Conosco Chico da quasi 18 anni e anche lui è molto particolare. Va preso con le pinze, con lui non puoi importi e fare la maestrina. Inoltre le viene chiesto se vi fosse una mera possibilità che tra lei e il suo ex marito ci possa essere un ritorno di fiamma. Ecco qual è stato il suo pensiero a tal proposito. Quando mio figlio Francesco mi ha detto: «Mamma, non pensi di tornare con papà?» Sarebbe bellissimo. Dentro di me pensavo che avrei voluto rispondere di sì, ma proprio non ci riuscivo. Chico e io eravamo entrambi stanchi. A mio figlio Francesco ho risposto che gli spiegherò tutto quando sarà più grande. Gli internauti però durante le scorse ore non hanno per nulla digerito le parole di Tina Cipollari e per questo l'hanno attaccata sui social. La replica della bionda opinionista di Uomini e Donne, come era facile supporre, non si è fatta di certo attendere. Ecco in che maniera ha replicato ai detrattori. Quando qualcuno ti rammenta qualcosa, a quel qualcuno andrebbe ricordato tutto ciò che puntualmente dimentica. Non sono una donna facile, ma questo non vuol dire che sono impossibile. Ho vissuto con il mio ex marito una bellissima storia d'amore e come molti di voi sapranno, oltre ad un matrimonio felice, nonostante gli alti e bassi e qualche strascico, con lui ho realizzato uno dei miei sogni più grandi, diventando mamma di 3 splendidi bambini. Per me il mio ex marito oggi, da un punto di vista legale, è tornato ad essere un perfetto estraneo, ma questo perfetto estraneo è e sarà sempre il padre dei miei figli e con lui per loro, lo sottolineo, e molte donne dovrebbero prendere esempio da questa mia filosofia di vita, per quanto spesso possa essere in disaccordo, un accordo devo pur sempre trovarlo. Scrivo questo per rispondere alle infinite polemiche che ha scaturito la mia intervista sul settimanale Sono. Vorrei solo precisare che essendo una donna spontanea, quando mi viene posta una domanda da chiunque, rispondo sempre con spontaneità. Non ho oggi e non avrò sicuramente domani nulla in contrario al fatto che il mio ex marito, a cui auguro tutta la felicità, il bene di questo mondo e lunga permanenza nella casa del Grande Fratello,
possa rifarsi una vita con Ambra o con chiunque altra sia. Se permettete, sono io a dover scegliere per lui. Anzi, vi dirò, una professoressa in casa sarebbe molto utile, visto che i nostri tre ragazzi frequentano ancora la scuola dell'obbligo. L'unico vero appunto che mi sento in dovere di fare e che mi sembra davvero troppo presto considerare la loro accennata conoscenza una fantastica storia d'amore, anche perché, per me, l'amore è tutta un'altra cosa. Non si studia sui banchi di scuola, ma si vive piuttosto giorno dopo giorno, sulla propria pelle. Che ne pensate delle parole di Tina Cipollari? Credete che la vulcanica opinionista di Uomini e Donne debba mettersi un po' da parte riguardo alle storie sentimentali di Chico Nalli? A voi i commenti! Se il video ti è piaciuto, metti mi piace, iscriviti al canale e clicca la campanella per ricevere gli aggiornamenti.